Eccoci, siamo in viaggio verso Baviera. Siamo partiti da Guastalla, ci siamo incamminati verso l'autostrada che attraversa il passo del Brennero, simbolo di connessione tra il mondo mediterraneo e il mondo germanico. Regione più ricca di laghi, montagne e castelli, da qualcuno è definita regione delle favole, da qualcun altro regione della birra. Si parla molto anche l'italiano per la presenza di molti italiani, per cui non avete problemi di essere compresi. Fussen è una piccola cittadina di 14.500 abitanti, famosa come meta di turismo internazionale e per la sua vicinanza al castello di Neuschwanstein. Oltre al suggestivo paesaggio circostante, ha sempre avuto un'importanza commerciale. Si incrociano infatti quattro strade: la strada tedesca delle Alpi, la via fluviale, la strada romantica e la via Claudia Augusta, arteria commerciale tra Italia settentrionale e Asburgo, oggi la Reichenstrasse, fiancheggiata da case signorili e negozi. La Baviera ha locali e birrerie che sono aperte dalle 12 alle 22 e le cucine chiudono alle ore 21. Piatti tipici locali sono stinco di maiale, crauti, gnocchetti di formaggio all'algogna, brose, salsicce e crauti. Boccali di birra di frumento chiaro scura a 6 euro al litro. A Gasthof ci siamo trovati in un ambiente caldo e in un'atmosfera medievale. Il loro saluto finale consiste nell'offrire acquavite direttamente in bocca, facendola cadere da una piccola botte. A Fussen troviamo il monastero benedettino di San Magno e il castello Hohesklaus. Un tempo infatti Fussen divenne con San Magno Gallo il punto di riferimento per l'evangelizzazione dell'Algen e nell'840 i vescovi di Asburgo lo indussero a costruire il convento in stile imponente barocco. All'interno del convento vi troviamo la cripta, che custodisce ancora la danza macabra, opera più antica di Baviera, dove sono raffigurati ricchi e poveri insieme in un'ultima danza prima della morte. Sottostante alla chiesa ci sono le reliquie di San Magno. Nel 1500 fu eretto il castello, oggi costituito da complessi architettonici tardogotici, con facciate del cortile che hanno raffigurazioni con la tecnica del trompe l'oeil, corrente artistica creata precedentemente con i greci e i romani e che dava l'illusione di realtà e tridimensionalità con dipinti in superficie bidimensionale. All'interno del castello si trova un museo che mostra le testimonianze di vita dei musicisti del tempo, ma che noi non siamo riusciti a vederlo dato l'orario di chiusura.
Il giorno seguente noi siamo andati a scoprire uno degli angoli più belli della Baviera, là dove sorge il castello di Neuschwanstein, definito il castello delle fiabe e fatto costruire da Ludwig II, e il castello di Hohenschongau, più antico, dove Ludwig trascorse l'infanzia. Il castello di Hohenschongau fu fatto costruire dal padre Maximilian II come residenza estiva sullo splendido lago Apsee. Ludwig II, una volta cresciuto e rimasto affascinato dal castello di Wartburg in Turingia, decise di fare costruire quello di Neuschwanstein nel 1869. Questi castelli sorgono su un grandioso scenario di vette alpine, 12 colline e 11 laghi, tra cui il più grande l'Alpsee, e anche sui due paesini Fussen e Schongau. Ludwig II spese tutti i suoi soldi per edificare questo castello sullo stile delle antiche residenze feudali tedesche. Attraverso una sala a chiocciola siamo arrivati alla Sala dei Cantori, edificata sul modello del castello di Wartburg. Questa sala è raffigurata e arredata come omaggio al genio di Wagner. Inoltre, sulle due porte presso il palco, notiamo lo stemma della famiglia reale con l'iscrizione Ludwig II, re di Baviera, conte palatino. Quando Ludwig era in vita veniva illuminata con più di 600 candele, ma mai utilizzata, e fu solo utilizzata durante l'anniversario della morte di Wagner. Giungiamo alla Sala del Trono, col suo stile bizantino progettato dall'architetto Hoffmann. Notare il pavimento in mosaico e i gradini in marmo di Carrara, che portano all'abside mancante di un trono. Dopodiché, attraverso una finta grotta di stalattiti e stalagmiti e passando davanti al piccolo giardino d'inverno, notiamo un ampio salone principale e una saletta detta l'angolo dei cigni, poiché il cigno era lo stemma della Baviera.